Benvenuti al canale Piace che Piace. Completata la serie dedicata ai dolci di carnevale, ho deciso di realizzare due ricette, una che richiede un po' di tempo e un'altra molto semplice per quanto riguarda San Valentino. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Nunzio ed in questo canale cuciniamo, assaggiamo e mangiamo. Iniziamo con la preparazione di oggi. Come prima cosa, prendiamo un contenitore e mettiamo all'interno il burro. Lo andiamo un po' ad ammorbidire con le mani. Lo aggiungiamo la buccia di limone grattugiata, piccola mescolata. Aggiungiamo l'aroma alla vaniglia, altra mescolata ed aggiungiamo un po' di zucchero. Fatto questo, continuiamo la lavorazione utilizzando il nostro sbattitore elettrico con le punte da impasto. Andiamo ad aggiungere la parte restante di zucchero ed impastiamo. Fatto questo, aggiungiamo il sale e le uova. Mescoliamo ed incorporiamo un po' alla volta al nostro impasto. Ed infine andiamo ad aggiungere la farina, quindi setaccio e parte della farina. E impastiamo. Incorporata la prima parte, aggiungiamo la seconda. Ed impastiamo. Prendiamo la base in legno, mettiamo la leggera spolverata di farina. E spostiamo su di questa l'impasto. Facciamo assorbire questo po' di farina. La andiamo a ricoprire con la pellicola. Questa è una preparazione che va fatta la mattina per la sera oppure la sera per l'indomani. Quindi la facciamo riposare in frigo. Trascorsa la mezza giornata, riprendiamo l'impasto dal frigo. Togliamo la pellicola, mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro, un bel pezzo del nostro impasto ed aiutandoci con il mattarello un po' infarinato, andiamo ad allargare. Raggiunto questo spessore, prendiamo le nostre mini teglie, in questo caso ricoperte di carta forno, poggiamo la nostra preparazione sopra e andiamo a passare il mattarello.
Fatto questo, andiamo a prendere prima la base e poi tutto attorno ai bordi, così da farla aderire. Andiamo a bucare il lago utilizzando una forchetta. E mettiamo da parte. Fatto questo, spostiamo nella teglia. Ed inforniamo. Passiamo adesso al secondo dolce, quello un po' più semplice. Andiamo a utilizzare delle fragole che vanno prima lavate e poi asciugate. Dopodiché sciogliamo due barrette di cioccolato al latte utilizzando lo sciogliciocolato. Cioccolato sciolto. Prendiamo un vassoio, mettiamo i pirottini di carta, spostiamo le foglie verso su, mettiamo lo stecco e immergiamo nel cioccolato. Solleviamo, poggiamo nel pirottino di carta, aiutandoci con la forchetta, tiriamo via lo stecco. Riprendiamo il nostro sciogli cioccolato, questa volta andiamo a sciogliere mezza barretta di cioccolato bianco. Cioccolato bianco pronto. Prendiamo un sac à poche e spostiamo all'interno di questo il cioccolato bianco. Con le forbici piccolo taglietto alla base ed andiamo a decorare il nostro dolce. Mettiamo da parte ad asciugare. Le basi del nostro dolce sono pronte, le abbiamo fatte raffreddare. Continuiamo la preparazione montando la panna. Quindi panna e montiamo. Panna pronta, mettiamo qua. Prendiamo il nostro piatto alla portata e andiamo ad assemblare il nostro dolce. Quindi togliamo dalle forme. Come prima cosa mettiamo la punta di un cucchiaio di marmellata di fragole per ogni porzione. Prendiamo un sac à poche con punta classica da pasticceria e lo riempiamo di panna. E iniziamo a decorare il nostro dolce, dal centro verso l'esterno. Per i cuori invece andiamo a realizzare dei ciuffetti. Prendiamo
Prendiamo le nostre fragole e andiamo a creare un piccolo decoro, tagliando delle fettine senza staccarle. Tagliamo a fettino una fragola. E la posizioniamo nei nostri due cuori. Completiamo con un po' di granella di nocciole e cioccolato fondente grattugiato. E le nostre due proposte per San Valentino sono pronte. Se desideri altre ricette per San Valentino, clicca la playlist. Se invece stai cercando un altro dolce ancora più semplice, clicca questo video. E adesso ti invito ad iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci il dolce! Spostiamo il pivotino di carta e lasciamo scivolare utilizzando la forchetta.